Piacere che anche quest'anno inauguriamo il presepe dedicato ad Augusto Rosetta. Quest'anno, guardate, per la prima volta mi si dice da quando è stata cominciata questa tradizione il presepe con la neve, quindi che sia ben augurante per un Natale veramente sereno per tutti noi, anche al termine di un anno, ancora ahimè quest'anno, contraddistinto da tante difficoltà. È un bel momento questo, è un momento di serenità ed è un momento che dedichiamo ancora al ricordo di Augusto Rosetta, ricordiamo nell'anniversario importante che ha già visto così nel corso di Abbiate Gusto qualche settimana fa esposte qui nel castello le sue fotografie, oggi l'allestimento proprio nel castello qui nel centro della città del presepe. E ricordo sabato 11, l'intitolazione alla sua memoria di un parco cittadino, che è il parco che attualmente è in zona, diciamo, dietro via Ginibissa in via Mozart, che sarà appunto intitolato ad Augusto Rosetta. Quindi è un bel momento questo, un momento di condivisione. Ringrazio gli amici del Paglio, ringrazio gli amici del Gallo, ringrazio la banda filarmonica che, come in tante occasioni cittadine, anche quest'oggi è qui ad accompagnare questo bel momento. Ringrazio naturalmente i parenti di Augusto e faccio l'anticipo magari di qualche giorno, ma cominciamo a farceli perché ci stiamo avvicinando al Santo Natale. Gli auguri veramente a tutti di buone feste e di un sereno Santo Natale. Allora, un breve pensiero prima della benedizione del presepe. Il pensiero è questo: il Natale è un assordante silenzio, mi piace immaginarlo così. Assordante perché gli angeli in cielo cantano e urlano la gloria di Dio suonandola con le trombe, con tutti gli strumenti. Silenzio perché il Signore si manifesta in un luogo umile, semplice e nel silenzio. E allora mi piace pensare che in questa inaugurazione di quest'oggi del presepe di Augusto Rosetta, che ogni anno per tradizione viene fatto nella nostra città e che ricorda anche in modo speciale il contributo che spesso la parrocchia di San Pietro a diverso titolo ha avuto all'interno della città di Abete Grasso, mi piace pensare che in cielo Rosetta, con Don Luigi Volpi che è appena arrivato e con tutte le altre persone, che anche Don Luigi Alverio e Don Carlo Radati e tanti altri, sono lì a festeggiare, a gioire, mentre vedono noi qui radunati a contemplare ancora una volta Gesù che nasce nella mangiatoia. E allora mi piace dire in questo momento, prima ancora di una preghiera rivolta proprio al Gesù bambino, che possa accogliere i nostri desideri, i nostri progetti, le nostre preghiere, un angelo di Dio, perché tutte queste persone che ci hanno preceduto e che ci hanno insegnato queste tradizioni possano custodirci e accompagnarci nel nostro cammino. Angelo di Dio.